TGS, l'informazione di Studio 90 Italia. Buonasera, in apertura l'occupazione questa mattina dei giovani membri della comunità resistente piazzetta dei locali abbandonati da oltre 10 anni dell'ex Hard Rock Café di via Cristoforo Colombo a Catania. La struttura che un tempo ospitava appunto il pub si trova tra il quartiere Angeli Custodi e la Pescheria ed è di proprietà dell'Unicredit. La comunità resistente piazzetta nasce come gruppo studentesco all'interno dell'Istituto Tecnico Industriale Archimede di Viale Regina Margherita e deve il suo nome proprio alla radicazione nel territorio. Appoggiati dalle persone del quartiere, i giovani hanno organizzato per domani un'assemblea pubblica e anche una cena popolare per autofinanziare i lavori di ristrutturazione che sono già cominciati. E stamattina nella sala giunta di Palazzo degli Elefanti il sindaco di Catania Enzo Bianco e l'assessore all'urbanistica Salvo Di Salvo hanno presentato il bando di concorso internazionale di idee per un master plan riqualificazione del waterfront e delle zone di interazione della città con il porto e le ferrovie. Presenti tra gli altri il comandante della Capitaneria di Porto, l'ammiraglio Gaetano Martinez, e il presidente dell'autorità portuale Andrea Annunziata. Sentiamo quest'ultimo. Ma con un'imponente opera di modernizzazione di infrastrutture nuove, o meglio una mantellata che occuperà circa 1,5 km di passeggiata nuova, significa mettere in sicurezza il porto, la città e dare alla città una possibilità di percorso e di passeggiata unica direi al mondo. Poi continuando potremo avere la nuova marina per i mega yacht. Straordinario anche questo, perché nel Mediterraneo potremmo avere questa possibilità enorme di avere decine e decine di mega yacht che porteranno una ricchezza enorme, inimmaginabile, così come la nuova stazione marittima. Anche quella sarà un gioiellino per come abbiamo pensato di poterla realizzare. Aspettiamo il concorso internazionale di idee, ma sono sicuro che alla fine poi avremo una delle stazioni marittime più belle del mondo, che sarà un'ulteriore attrazione per Catania. E adesso la cronaca. Francesco Marletta, 40enne pluripregiudicato, è stato arrestato dalla polizia a Catania per furto aggravato in concorso. Marletta è stato sorpreso dagli agenti delle volanti in via Fiorentino mentre forzava la portiera di un Alfa Romeo 147 per poi appropriarsi dell'autoradio all'interno. Il tutto è avvenuto però mentre la compagna dell'uomo lo aspettava in auto insieme al figlio minore, forse proprio per depistare eventuali controlli. I carabinieri del nucleo radiomobile del comando provinciale di Catania hanno invece arrestato in flagranza di reato due gambiani di 20 e 19 anni, entrambi senza fissa dimora, perché ritenuti responsabili di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. I due sono stati sorpresi in via delle Finanze in possesso di una busta contenente circa 100 grammi di hashish e qualche grammo di marijuana. E infine le sale del Teatro Massimo Bellini, frizzanti più che mai, ieri sera all'apertura della stagione lirica 2018 con un'opera inconsueta e ardita, La rondine di Puccini, una bravissima Magda interpretata dal soprano di fama internazionale Patrizia Ciofi, che ha tenuto il passo alla star d'eccezione della prima, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha concluso così la sua visita a Catania dopo essersi recato a Librino per conoscere gli orti urbani di Viale Moncada, partecipare alla intitolazione del viale al presidente Carlo Giulio Ciampi ed aver incontrato il rappresentante dell'associazione I Briganti, vittima nei giorni scorsi dell'incendio doloso che ne ha distrutto la sede. Ed è tutto. Da Letizia Carraro un saluto a tutti voi. Buona serata. Abbiamo trasmesso TGS, l'informazione di Studio 90 Italia.